In una pubblicità radiofonica sulle iniziative culturali dell'ex municipio, l'attore Fabio Avaro fa riferimento all'aggressione del giornalista Pier Vincenzi, o Moti a donna capocciata. Ostia, un'estate senza testate, meglio che glielo spiego se no capiscono male, ma che voi, o Moti a donna capocciata. È questa la frase di uno sketch radiofonico per promuovere gli eventi culturali a Ostia che sta scatenando la polemica politica. Il riferimento è alla testata inflitta dal boss mafioso Roberto Spada al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi nel novembre 2017. Uno spot che non è piaciuto alla consigliera municipale di Forza Italia, Maria Cristina Masi, che ha presentato un'interrogazione per chiedere un chiarimento alla presidente M5S dell'ex municipio, Giuliana Di Pillo. Lo spot è nello spot che gira su una delle principali radio della capitale, l'attore ostiense Fabio Avaro minaccia ironicamente il suo interlocutore di dargli una testata, proprio come Spada ha fatto mesi fa con il reporter. Quest'anno l'estate romana si svolge anche al Mare di Roma, mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e fitness, auto d'epoca e tanto altro ancora, recita lo spot. Poi interviene una voce fuori campo che si rivolge all'attore, sia fa, ma sbrigate, ci davemo 30 secondi, falla meglio. E Avaro risponde, ma che voi, o, Moti a donna capocciata, per poi concludere lo spot con una precisazione che sottolinea il collegamento con l'aggressione a Pier Vincenzi, maggiori informazioni sul sito dell'ex municipio. Ostia, un'estate senza testate, meglio che glielo spiego se no capiscono male. L'interrogazione della consigliera. Nell'interrogazione presentata dalla consigliera Masi si chiede chi abbia autorizzato lo spot e quanto sia costato al municipio. La consigliera chiede a Giuliana Di Pillo se è normale utilizzare i fatti di cronaca che ha nominato l'immagine nazionale e internazionale del litorale della capitale per pubblicizzare la stagione estiva.